sì, diciamo che la partita magari era un attimino anomala, la sentivamo male un attimino di più perché è un derby, è sempre un derby. Comunque l'abbiamo vissuta e presa come direi un po' tutte le altre partite. Direi che il primo tempo, secondo il mio punto di vista, poi magari sbaglierò, c'è stata una squadra sola in campo dove non abbiamo segnato e abbiamo avuto le opportunità anche per chiuderla naturalmente, magari con più gol, però abbiamo sbagliato noi, è un demerito nostro. È logico che nell'arco di 90 minuti anche la squadra avversaria prima o dopo arriva per cercare di raddrizzare la partita, difatti è successo. Loro recriminano sul gol annullato, io non posso dire niente perché non ero in linea, però cioè, ribadisco, cioè una partita noi la dovevamo chiudere prima perché non si possono sbagliare 7-8 occasioni clamorose così, ma questo è solamente colpa nostra e non dell'avversario. L'avversario ha fatto quello che poteva fare. Alcuni loro giocatori maleducatamente a fine partita hanno avuto anche da ridire con delle persone, non mi sembrava giusto il caso perché secondo noi la partita l'abbiamo interpretata anche in una maniera educata, vogliamo dire, perché da parte nostra grossi interventi e così, perciò non penso perché la devono prendere con alcune persone dell'entourage della Trevigliese. Ma ce la siamo, abbiamo provato a giocarcela, sapevamo che i favoriti erano loro, che sono una squadra molto più attrezzata di noi in questo momento. Primo tempo l'hanno dimostrato perché oltre al gol dell'1-0 hanno avuto anche altre due occasioni per poter far gol. Poi nel secondo tempo forse loro sono calati un attimino, abbiamo preso un po' più di fiducia, abbiamo alzato un po' il baricentro. Non abbiamo creato grosse situazioni, anche se in due o tre situazioni, quello del gol annullato, possiamo recriminare qualcosa. Però questo non toglie il fatto che comunque la Trevigliese, credo che tutto sommato, abbia meritato la vittoria. Nel secondo tempo poi su due o tre ripartenze potevano anche raddoppiare, quando noi poi abbiamo perso un po' di equilibrio. Però sapevamo, avevamo messo in preventivo che l'eccellenza fosse questa, sappiamo quali sono i nostri obiettivi, sappiamo che non possiamo pensare in questo momento di giocarcela con certe squadre, noi dobbiamo essere bravi a stare uniti e aspettare quelle 6 o 7 squadre che con noi si giocheranno la salvezza. Sì, abbastanza, sottolineando il gol regolare, che secondo me non c'era fuori gioco. È andata come è andata, faccio i complimenti a Trevigliese che ha giocato molto meglio rispetto a noi, speriamo al ritorno magari di fare meglio. Eh sì, abbiamo sbagliato molti gol, potevamo fare anche 6 di gol volendo, però non siamo stati molto bravi sotto porta, speriamo che col tempo miglioriamo anche in quella fase.